Pace e bene a tutti. Oggi, 15 giugno, ricordiamo San Vito. Ascoltiamo la sua vita. Secondo la tradizione, San Vito nasce in una ricca famiglia a Mazara del Vallo. Rimase orfano della madre e affidato ad una nutrice di nome Crescenzia e poi al pedagogo Modesto, che lo convertirono alla loro fede cristiana. A 7 anni cominciò a fare prodigi, tanto da essere già noto quando nel 303 scoppiò la persecuzione di Diocleziano contro i cristiani. Fu suo padre, convinto pagano, a farlo arrestare, pur sapendo delle torture a cui sarebbe andato incontro. Tentarono in tutti i modi di farlo abiurare, anche con minacce e lusinghe, ma Vito si mostrò incorruttibile anche per il sostegno e l'esempio di coraggio e fedeltà ricevuto dalla nutrice e dal pedagogo, anch'essi arrestati. Inutile fu il primo arresto e quando tentarono di arrestarlo nuovamente, un angelo apparve in sonno a Modesto per dirgli di fuggire su una barca insieme al ragazzo e alla nutrice. Segni prodigiosi avvennero durante il viaggio che li portò prima nel Cilento e poi in Lucania, mentre Vito continuava a compiere miracoli così tanti da considerarlo vero taumaturgo. Insieme ai suoi accompagnatori testimoniava la fede con parole e fatti, fino a quando i soldati di Diocleziano non lo portarono a Roma perché l'imperatore, avendo saputo della sua fama di guaritore, voleva aiuto per guarire suo figlio ammalato di epilessia, allora ritenuto indemoniato. La ricompensa a Vito per aver guarito il figlio, però, Diocleziano gliela diede in torture, poiché si rifiutò di sacrificare gli dèi. Secondo la leggenda, venne prima immerso nella pece bollente, poi gettato fra i leoni, che invece di aggredirlo divennero mansueti. Non si arresero invece i torturatori, che appesero Vito, Crescenzia e Modesto ad un cavalletto. Ma la terra cominciò a tremare, comparvero gli angeli a liberarli per trasportarli in salvo sul fiume Sele, ma ormai sfiniti morirono. Era il 15 giugno del 303. L'età non è ben definita, probabilmente Vito aveva tra i 12 e i 17 anni. Il culto per San Vito si diffuse dal V secolo in tutta la cristianità per la sua giovane età e per le sue doti taumaturgiche contro l'epilessia e la corea, malattia nervosa, detta anche ballo di San Vito per i movimenti incontrollabili. Per questo motivo protettore dei ballerini, ma anche dei muti e dei sordi, dei ramai, dei calderai e dei bottai. Le sue reliquie sono sparse in circa 100 città d'Europa, ben 11 comuni portano il suo nome ed è santo patrono di Recanati e Mascalucia. È venerato ad Eboli in Campania nel santuario San Vito al Sele. San Vito lo accostiamo molto alla figura degli adolescenti perché lui già da giovanissimo iniziava a manifestare la sua santità con una grande fede e anche con qualche miracolo. C'è però una storia che ci fa tanta tristezza perché al suo tempo c'erano le persecuzioni ed è proprio il papà che va a denunciarlo, è proprio il papà che va a fare questo gesto nonostante sapesse a quali torture terribili e dolorose il figlio sarebbe stato costretto e sottoposto. È una storia che ci addolora perché vediamo in questo padre l'incapacità di riuscire non tanto ad amare il figlio, ma quanto a vedere la verità che il figlio già stava gustando. C'è una grande profezia che tutti i giovani cercano di portare ed è la novità di una vita che si rigenera e vuole essere più pura. Pensiamo anche noi come ci poniamo alla novità che i giovani stanno cercando di donarci. Siamo lì a cercare di impedire che le cose cambino per un fatto di abitudine, per un fatto di nostalgia, oppure li incoraggiamo e gli diamo gli strumenti per poter realizzare i loro sogni, naturalmente i sogni che sono benedetti. Allora oggi preghiamo per tutti i genitori, per tutti i parenti di ragazzi adolescenti che sono in questa fase delicata della vita, affinché
tutti noi più adulti riusciamo a interpretare i loro sogni e a divenire gli strumenti giusti per realizzare i loro sogni e rendere questi giovani sempre più innamorati e più contenti dell'esistenza e soprattutto rendere veramente in questo modo il nostro mondo un posto migliore. San Vito prega per noi.